Do la parola al... Allora parlo io, Gianfranco Battiston del Comitato per la Sicurezza. Si sentirà. Allora, innanzitutto mi sembra che, giusto per capire chi fa parte e come fa parte della Commissione, manca Rodriguez, però vedo Mascarin che non mi sembra che sia o fa parte della quarta commissione. Per delega. Se no, no, giusto per capire. Sì. No, mi fa piacere che ci sei perché c'è anche un punto che ti riguarda. Allora. Dai che non mi tiro mai indietro. No, lo so, infatti è uno degli aspetti che mi piace di te. Allora. C'era stato tempo fa, giusto per un flash per capire come siamo arrivati qui in questa condizione, credo fine 2008, dicembre 2008 a Sumaga c'è stata una riunione Cereal Docs e c'era solo quella centrale. Allora giusto per ricordare a chi non lo sa, perché sembra che nessuno lo sappia, e il discorso delle sette centrali sono apparse per la prima volta nel mio sito nei primi mesi, credo marzo o aprile. L'ho tirato fuori io la storia delle sette centrali e ho mosso un po' di gente mandando mail eccetera, e il primo a attivarsi è stato lugnana.com che ha organizzato poi a seguito anche rifondazione in quella località sono state fatte due o tre assemblee. Perciò le centrali a biomasse, il problema è che ha tirato fuori il Comitato della Sicurezza, giusto per ricordare che non è venuto fuori da politici, ma è venuto fuori da dei comitati, in questo caso il Comitato della Sicurezza. Essendo la sicurezza io mi preoccupo di questo aspetto, perché, e qua entra in gioco Mascarin, nell'ultima riunione che c'è stato a Sumaga in cui c'era Tamino, in veste di consigliere ha fatto un intervento. Perché io, al contrario di Fagotto che dice lui non fa distinzione di colore, anch'io invece io faccio distinzione di colore, nel senso che mi interessa ciò che dice un colore e un altro per fare le mie idee. Non vado in preferenza di uno o l'altro, però è importante la voce e il distinguo di uno dell'altro, perché il PDL verso le figure di Silvestrini e chi era insieme? Leonardelli, hanno sempre favorito e auspicato questa centrale, mentre ricordo che tu personalmente ti eri espresso contrario nell'ultima, come personalmente, però hai detto che avevi chiesto il piano di sicurezza della San Marco, sì, però a seguito di questo tu avevi affermato in quella sede in cui c'era come relatore Stival Renato, che avevi chiesto non ti era stato dato niente. Allora, sono affermazioni importanti, sono affermazioni che lasciano anche per te, perché se tu chiedi un qualcosa di sicurezza, la San Marco Gas, che è considerato l'unico sito sensibile nel Veneto orientale, è la San Marco Gas, tu chiedi al comune e nessuno sa niente. Allora io sono andato a fondo su questa cosa qua e ho saputo che due anni prima, stesso giorno, stesso luogo, invece c'era stata una riunione della San Marco Gas, c'era pochissimi cittadini presenti, c'era presente comunque Renato Stival che all'epoca era dall'altra parte, perciò quello che hai detto tu non corrispondeva esattamente. Io parlo di interrogazione AM, abbiamo trovato, te la mandiamo. Sì. Siccome te l'avevo accennato, però a me interessa i passaggi successivi, te la nomino per questo, non mi interessa additare questo quello, anche perché tu ti sei posto, insomma, ti sei interrogato sul corpo, cioè ti sei attivato, no? Esatto. Allora, io sono andato a chiedere il piano della sicurezza in comune, e ho aspettato qualche giorno perché purtroppo chi seguiva non c'è più e sono stati celeri, chi è il funzionario che segue adesso l'ufficio ambiente me l'ha procurato e sono andato a vedere, a leggere dei dati che fino a quel momento nessuno ha detto e nessuno sa e nessuno conosce, perché la gente non conosce. Allora voglio dirvi uno o due cosette. Allora, innanzitutto è previsto un piano di comportamento dei cittadini in caso di calamità.
Allora, se c'è un piano di previsione di comportamento dei cittadini, i cittadini quantomeno lo devono conoscere. E non mi risulta che lo conoscano. Non mi risulta neanche che nessuno l'abbia mai tirato fuori. Poi c'è un altro aspetto che mi preoccupa molto. Al di là che la Cereal Docs non conosceva neanche la volumetria dei depositi della San Marco Gas, gli ho chiesti poi successivamente, insomma c'era molta poca conoscenza in mezzo, perché se uno fa i calcoli per la sicurezza li fa in base ai volumi del deposito di gas. Allora, quello che non vi sto a spiegare tutto, però vi devo dire due cosette. Ci sono tre fasce di sicurezza. Fascia 1 che va da 0 a 116 metri. Da 0 a 116 metri in caso di incidente, perché loro sul piano sicurezza ipotizzato in caso di disastro cosa può succedere? E siccome non è tanto campato nell'aria, perché spiegano anche il perché e per come può avvenire, e il che vuol dire che le probabilità, adesso non ve le sto a quantificare, ma ci sono, allora da 0 a 116 metri chiunque si trova in quel raggio lì muore. In pratica, anche se di sana costituzione, ha grosse probabilità di morire. Da 116 a 190 ha dei danni irreversibili se è di sana costituzione, però se è un bambino, se è un anziano, eccetera, muore. La terza fascia, che va da 190 a 300, provoca dei danni, che magari è irreversibile, uno resta un po' sfigurato, scottature, quelle cose lì, insomma, monate, no? Però quello che mi fa un po' alterare è che su questo piano è messo anche qual è la criticità. Loro dicono chiaramente, fanno l'ipotesi della prima casa a 200 metri, 120 persone che sono lì alla Schlecker, cos'è, insomma. E che come punto sensibile di criticità in caso di incidente, qual è? Io ho provato a chiedere, avevo detto a Mascarin, è la ferrovia. Il treno è considerato, è dentro questo raggio. Allora io mi chiedo, voi avete presente cosa è successo a Viareggio, no? Allora, se la ferrovia è considerata nel piano di emergenza, di sicurezza, rientra dentro, io mi chiedo, sempre calcolando la peggior ipotesi, se passa in quel momento una cisterna, salta fuori un botto, che altro che effetto domino. Allora, la domanda naturale che segue è, ma la ferrovia, mi sono chiesto, era prima o dopo? Perché magari quel tratto lì è stato fatto dopo della San Marco, no? C'era già prima. Allora, chi ha fatto i calcoli? Perché non l'ha fatta 200 metri più in là? Prima, chi doveva controllare? Ha controllato o non ha controllato? E perché noi non ne sappiamo niente? Allora, ecco che qua tutto ha un senso, anche ciò che al momento non sembra. Noi avevamo lì i zingari che hanno fatto tutto sto casino sui giornali come problema, fra virgolette, che andavano lì e creavano disagio, c'era l'accampamento, eccetera. Quelli della San Marco volevano mandarli via perché erano dentro quel raggio là, perciò un problema che sembrava una questione di nomadi o nomadismo, invece era un problema di sicurezza. Oltretutto, io mi ricordo, a qualcuno ho anche detto, che là loro hanno anche il brutto vizio di gli idranti, manometri, di prendere l'acqua, e io là avevo fatto anche delle foto che non c'erano le condizioni giuste. Ma soprattutto, là ci sono, visto che l'area è un po' abbandonata, i bambini in bicicletta ci giocano, eccetera, ma lo sanno di essere dentro quest'area, queste tre fasce o no? Mi sembra una cosa, no? Di poca importanza.